Arriva un altro annuncio nel merito di casting, in questo weekend, casting da tutte le parti. Stavolta parliamo appunto del Marvel Cinematic Universe, parliamo di Thor 4, Thor Love and Thunder. Ormai, possiamo dirlo, è ufficiale, Chris Pratt sarà nel film, ovviamente nei panni di Star-Lord. Non è una sorpresa particolare. Ricordiamoci che l'ultima volta abbiamo visto Thor in Endgame a bordo dell'astronave dei Guardiani della Galassia, che a quanto pare l'avrebbero scarrozzato in giro nel merito di imprese che non conosciamo, almeno finora. Quindi è comprensibile che Star-Lord sia presente in Love and Thunder. C'è chi già se l'aspettava, c'è già chi se lo attendeva quando facevamo speculazioni sulla trama del film. Quindi Chris Pratt ci sarà. Immagino che possano anche essere presenti altri guardiani, in particolare quelli che si possono realizzare in CGI, quindi un Groot e un Rocket. Non escludo la loro presenza. Un po' più difficile invece chiamare un Bautista, almeno in questo momento. Magari nei prossimi mesi scopriremo invece che ci sarà il cast dei Guardiani al gran completo. Io invece speculo su questa cosa. Innanzitutto possiamo porci la domanda: Star-Lord farà una comparsata oppure sarà presente con un ruolo importante? Io mi colloco nella via di mezzo e mi sono già fatto il mio film mentale. Credo che vedremo Thor assieme ai Guardiani a inizio film, magari proprio nel contesto di un'avventura su un pianeta con un gruppo ristretto di Guardiani. Quindi appunto nel dettaglio Star-Lord, Rocket, Groot. Compiono questa missione, dopo averla portata a termine Thor si distanzia dal gruppo perché magari sente che c'è una minaccia che sta arrivando sulla Terra, gli arriva una notizia. Ricordiamoci che Love and Thunder, la sua ex, ormai ex fidanzata, diventerà la nuova Thor, quindi può anche sentire magari il richiamo di Mjolnir, che in questo momento è distrutto peraltro, ricordiamocelo. Quindi Thor poi saluta i Guardiani, lo troviamo protagonista del film, fino al termine dove forse i Guardiani potrebbero arrivare come Deus Ex Machina per salvare Thor da una situazione spinosa. Quindi Guardiani all'inizio e alla fine, per dare un senso di unitarietà al tutto. Mi sono già fatto una certa serie che in questo momento va per la maggiore. Detto è vero? Potrebbe essere. Ipotizzo così, questa è la mia soluzione. Ovviamente solo una teoria. Potrebbe esserci Star-Lord invece per larga parte del film come coprotagonista, però ricordiamoci che in questo film ci sono già tante questioni da sbrogliare. Jane Foster come nuova Thor, il nuovo cattivo che sarà interpretato da Christian Bale, magari Valkyria. Secondo me anche la presenza di Star-Lord per tutto il film potrebbe appesantire la questione. Quindi mi immagino questa via di mezzo, un 10 minuti significativi, divertenti, con un ruolo attivo alla fine e niente di più, però un ruolo memorabile che ci ricorderemo. Voi cosa ne pensate, signor Giacomo? Cominciamo da lei questa volta. Cosa ne pensa di Star-Lord in Thor Love and Thunder? Che sono contento, nel senso che dopo la fine di Endgame, in cui si vedeva Thor andare via coi Guardiani, ci eravamo chiesti, non solo noi ma in generale, se l'avremmo visto effettivamente agire con i Guardiani. La presenza di Star-Lord è una conferma di questo e sinceramente mi fa piacere, perché le dinamiche che erano state accennate in Infinity War, poi anche un pochino alla fine di Endgame, mi erano piaciute e mi avrebbe interessato molto vedere più tempo Thor con i Guardiani, più che altro perché è anche un Thor che deve ritrovare se stesso. Ok, ha combattuto nella battaglia finale contro Thanos, però sta ancora affrontando un po' un percorso di recupero. Ricordiamo che ha affidato la guida degli Asgardiani a Valkyria, quindi lui è da solo, è un freelance in questo momento. E mi piace questa idea di continuità, mi piace che sia in questo momento in giro con i Guardiani, che effettivamente adesso potremmo vedere qualche avventura. La dinamica che hai proposto tu, sì, non sarebbe male, perché metterebbe in luce anche i Guardiani senza però togliere il focus principale del film da Thor, perché comunque Thor, insieme a Jane Foster, sarà il protagonista del film. Quindi dà sì un'idea di continuità con la storia di Thor fino a questo momento, ma senza rubargli troppo la scena. E diciamo che dopo due film un po' così,
Thor ha bisogno di un film che diciamo gli renda giustizia. Speriamo che questa volta le cose vadano bene, che ci regalino un bel Thor. Ok, la direzione di Thor dell'MCU in questo momento è definita, questo è il suo universo, però c'è modo e modo di trattare le cose, quindi possono comunque trovare un modo positivo per portare avanti questa visione del personaggio senza scadere in cose un po' troppo che in Thor Ragnarok c'erano, tipo il famoso anno del diavolo che ci vuoi fare. Quindi secondo me, cioè, voglio dire, Waititi, allora premetto che devo ancora vedere Jojo Rabbit, questo è un mio grosso peccato, però da come me ne hai parlato tu, Mattia, Waititi riesce a trovare un equilibrio tra le cose in modo da raccontare una storia, una buona storia con le giuste emozioni, no? Specifico questa cosa, in Ragnarok, a parte che il suo tocco si vede, quindi secondo me qualcosa l'ha scritto lui, ma la sceneggiatura non era sua. Ah, ok. Stavolta sì, stavolta okay. Sarà sua. Okay. Quindi mi aspetto un maggiore equilibrio proprio in riferimento a quello che stavi dicendo. Quindi sì, dai, voglio essere fiducioso nei confronti di questo film, perché a me Hemsworth piace, a me Chris Hemsworth piace come Thor, mi piaceva appunto la sua interazione con Star-Lord e voglio crederci in questo film. Spero che magari una cosa che chiedo è che il loro rapporto magari sia... cambi un pochino, nel senso la rivalità giocosa, ok, che si vedeva in Endgame, in Infinity War, ok, era appena iniziato il rapporto, era appena accennato, però spero magari che un pochino si evolva, ecco, spero che magari imparino a collaborare un po' meglio in quelle occasioni in cui li vedremo, perché ok, la gag, però c'è anche un po' più di ciccia nei rapporti, un po' di cose un po' più umane, ecco, è una cosa che mi piacerebbe vedere. Sono d'accordo con te. Filippo, secondo te Star-Lord che incidenza avrà sull'operazione? Ruolo di contorno, ruolo primario? Allora, io intanto mi sto chiedendo, devo fare un pochino di ordine, perché questo Thor Love and Thunders, come si intitola, questo Thor 4, dovrebbe uscire prima del nuovo Guardiani della Galassia, secondo le previsioni. Te giusto. Lo dico subito, vado a controllare immediatamente. Thor Love and Thunder, 11 febbraio 2022, in teoria. Guardiani della Galassia 3. Io lo vedo segnato per il 2021, ma credo che slitterà il 2022 senza problemi. Secondo me è una vecchia data rimasta lì negli archivi dell'Internet Movie Database, sì. Ma sì, secondo me arriverà dopo. Sì, ma sì. Nei programmi sembrerebbe comunque che debba venire seguire il terzo film sui Guardiani della Galassia, quindi in realtà può succedere tutto, ancora tutto e il contrario di tutto. Qua bisogna vedere che ruolo deve avere Thor nel film dei Guardiani della Galassia, a parte il fatto che la piega che ha preso questo Thor cinematografico io lo vedo meglio tra i Guardiani della Galassia che tra gli Avengers, per la caratterizzazione che ha avuto a un certo punto, per come l'hanno fatto diventare, eccetera. Potrebbe avere trovato la sua collocazione naturale anche dopo il Thor Ragnarok, perché, diciamocelo, al di là del fatto che Thor Ragnarok non l'avesse scritto Waititi, chi conosce Waititi come regista e come autore, non soltanto per Jojo Rabbit, ma anche per le cose ancora più leggere, come What We Do in the Shadows, Vita da Vampiro, il film e la serie televisiva, sa che Taika Waititi è un altro che potrebbe trovarsi perfettamente a suo agio a gestire i Guardiani della Galassia, anche lui da quel punto di vista. Quindi i casi sono due, bisogna vedere intanto se è concepito questo film per seguire. Loro un progetto lo devono avere, devono sapere bene o male con la linearità della storia che stanno portando avanti che, dove collocarlo, a quale step. Thor è partito con loro, quindi in qualche modo dovranno raccontarci qualche cosa, anche minima, anche cioè, semplicemente come accenno, come prologo. Quindi o è rimasto con loro e ha avuto un'intera avventura assieme a loro, e ci può pure stare, perché per come è stato caratterizzato quel Thor con la scrittura di Waititi, io ce lo vedo benissimo, o anche quella di Gunn, è stato trasfigurato in una maniera tale che si colloca benissimo nel mood dei Guardiani della Galassia. Per quanto riguarda invece il film di Thor vero e proprio, intanto secondo me questa cosa già mi fa intendere che il Thor marvelliano noi l'abbiamo da un certo punto di vista salutato. Nel senso che
forse potremmo identificarlo come il personaggio marvelliano che al cinema forse è riuscito meno e che si è andato progressivamente allontanando sempre di più da quella che è la sua caratterizzazione fumettistica, prendendo una strada completamente indipendente. Perché anche in Thor Ragnarok, tra l'altro, era un film strutturato in maniera tale da mettere accanto a Thor un casino di altri personaggi, primo tra tutti Hulk, e quindi renderlo un film molto più corale, molto più la stessa Valkyria che sortisce in quella circostanza, e cercare di non lasciarlo più tanto da solo al centro della scena, perché evidentemente non funzionava tanto, e non per colpa di Chris Hemsworth, che è un attore che ha i suoi pregi, ma perché evidentemente qualche cosa è andato storto in fase di scrittura e di gestione del personaggio nei tempi lunghi. Quindi io di questo Thor 4, parlando di Star-Lord, ma parlando di Star-Lord parlo dell'intero film, io non sono tanto sicuro di che cosa vedremo, e mi riferisco proprio al tono del film. Comincio a temere qualche cosa di un pochino incasinato, perché la presenza dei guardiani, maggiore o minore, fa pensare a un determinato tipo di atmosfera. Ci deve essere, però, non si capisce bene se il passaggio di testimone o comunque la convivenza con il Thor donna, bene, ma hanno, ho letto male, me lo sono sognato, hanno detto pure che la storia di Jane Foster recupererà l'aspetto pure drammatico del cancro. E lì delle dichiarazioni molto vaghe, lì ci si può leggere tutto oppure nulla a seconda dei casi. A grandi linee sarà un personaggio fedele e la Natalie Portman ha accennato alla malattia, però può essere sviluppata in mille modi diversi. Io spero sia così, proprio per dare almeno un elemento drammatico al tutto. Certo, spero non sia come Ragnarok, dove c'è l'elemento drammatico e dopo le scoregge. Ovviamente sto parlando in maniera figurata, però ci siamo intesi. Esplode Asgard, che ridere. No, aspetto una cosa più alla Jojo Rabbit, appunto. Quando c'è il dramma, c'è il dramma. Quando si ride, si ride. Sì. Però non lo so, io lo vedo come se fosse un progetto e la presenza di Star-Lord confermata, che non è che mi fa pendere la bilancia da un lato piuttosto che dall'altro, perché secondo me la frittata già, le uova sono rotte, la frittata è fatta. Cioè Thor già si è contaminato, non per usare questa parola in termini negativi, nel senso che c'è stata una osmosi tra il suo mondo e quello dei guardiani, il suo stile narrativo e quello dei guardiani. Quello che mi chiedo è come sarà questo film, dove dovrebbe esserci in teoria una narrazione che parte da un plot molto drammatico, con un discorso poi di cammino dell'eroe, che però nello stesso tempo dovrebbe bilanciare quello della persona malata, e temo qualche cosa, che ci sia moltissima carne al fuoco, e temo anche un bel po' di caos. E mi chiedo anche, alla Marvel, attualmente, allo stato delle cose, sa veramente bene quello che sta facendo? Non so, a me non ispira caos, a me ispira, anzi, riconferma del successo. Waititi su Thor è andato bene, a noi il film può non essere piaciuto, però Ragnarok è stato un successone. Sì, però vedi Mattia, abbiamo appena detto che i Guardiani 3 era previsto prima, potrebbe finire dopo, però attualmente non sappiamo qual è la continuità tra questi due film, e questa in realtà è una cosa cruciale, perché anche la presenza di Star-Lord potrebbe cambiare in un modo o nell'altro a seconda di come mischieranno queste carte. Secondo me, allora vi dico quello che penso: se Guardiani della Galassia 3 fosse arrivato prima, ci sarebbe stato un cameo di Thor e ciao. Adesso hanno rimescolato le cose, io credo che in Thor Love and Thunder le strade dei personaggi si divideranno, tanto sempre a pensare a questi cliffhanger, ma i primi che non pensano ai cliffhanger sono quelli di Marvel Studios, quindi quanti cliffhanger sono andati perduti qui, le strade spero di personaggi non quello dividono. Di Spider-Man Far From Home spero non teniamoci quello. Pronti, qui le strade di personaggi si dividono e poi in Guardiani 3 Thor non c'è più perché ha abbandonato la nave oppure fa un altro cameo. Per quanto riguarda la confusione, nella mia idea di film in realtà sarebbe tutto abbastanza ordinato, primi 5-6 minuti con missione, un intro alla Guardiani della Galassia 2, se vogliamo, missione singola. Mi è venuto anche in mente un improbabile montaggio anni 80 con Thor che ritorna in forma allenandosi, magari con Star-Lord. Lo so, lo ritenete troppo, ormai Thor è quel personaggio lì nell'MCU. Che ha senso anche poi con il contesto dei Guardiani, visto l'amore di Star-Lord per quel tipo di musica. Esattamente. Poi, chiusa questa
questo breve prologo, film con Thor accoppiato con Jane Foster contro il nemico Christian Bale, alla fine magari tornano i guardiani per salvarlo, per fare una comparsata, ma al momento non mi sembra troppo affollato come film. Poi, se invece tra qualche tempo ci diranno no, guardate che Star-Lord è un coprotagonista e sarà come Hulk in Ragnarok, allora lì le cose cominciano un po' a spaventare. Non è questione di affollato, dicevo no. Che mi sfugge il tono che il film potrà avere. Sarà un film alla Waititi, comico, commedia, scanzonato, speriamo divertente, non mi aspetto un dramma, per nulla, per nulla. Ha funzionato Ragnarok, per quanto se ne possa dire Ragnarok ha funzionato, più di così. E allora la vicenda della Thor donna non lo so come la renderanno. Ma magari sarà solo appunto la primissima parte del film, poi magari il resto della storia sarà concentrato sulla Terra con Thor e Jane Foster, magari solo un inizio di Thor in questo momento è in questo punto, poi la storia prosegue. Comunque penso che il film durerà un pochino, quindi se ha scritto bene penso ci sarà il tempo di passare da un contesto ad un altro, almeno spero di sì. Sì, l'elemento drammatico ci può essere, ma sarà al 90% una commedia. Waititi non lo mettono lì a caso, c'è poco da fare. Si può essere contenti oppure no. La mia speranza è che scrivendo la sceneggiatura riesca a proporre qualcosa di più equilibrato, come ha dimostrato di saper fare altrove. Non con Thor, ma altrove sì. Speriamo. Altrimenti aspettatevi un Ragnarok 2, eh? Aspettatevelo proprio, con tutti i pro e i contro.